Buongiorno Quiriti. Allora, facciamo un bel video oggi. Parliamo di tre imperatori che sono poco conosciuti a Roma. Sicuramente non avete sentito parlare di questi tre imperatori, ma come spesso accade nella storia di Roma, ognuno di questi ha fatto qualcosa di più o meno importante, a seconda della storia. Quindi, cari Quiriti, parliamo di questi tre imperatori che anche loro hanno lasciato un'impronta importante nella storia romana, ognuno con una storia particolare. Decio, l'imperatore Decio. Durante il suo regno, Decio cercò di risollevare le sorti dell'impero, caduto nella crisi del III secolo, affidandosi al ripristino della tradizione. Ma la sua scelta non fu adatta ad uno Stato che stava piano piano cambiando rapidamente. Quindi questo imperatore cerca di risollevare Roma dalla sua crisi ormai storica, epocale, vuole ripristinare la tradizione romana, ma non riesce. Secondo imperatore, Filippo l'Arabo. Sono poche le notizie sui 5 anni e mezzo di regno di questo imperatore, nato da umili origini e passato alla storia per aver celebrato il primo millennio di Roma e per la sua origine araba. Quindi, perché, Quiriti, noi festeggiamo e ricordiamo Filippo l'Arabo? Perché è famoso per aver celebrato il primo millennio di Roma. Terzo imperatore, Flavio Ezio, è stato un generale romano, più volte console e ministro sotto Valentiniano III. Flavio Ezio è famoso per la sua vittoria su Attila, Quiriti, presso i campi catalaunici, dove i romani inflissero una pesante sconfitta all'esercito degli Unni. Quindi Quiriti, dai, abbiamo visto anche questa cosa, questi tre imperatori un po' particolari, non famosi, ma che hanno lasciato una grande impronta a Roma, perché Roma lascia tante impronte importantissime. Quiriti, iscrivetevi al mio canale A Eterna Roma, dobbiamo arrivare a quota 500, siete il centro del mondo, il centro di Roma, siete i miei Quiriti.